L'ha cercata e l'ha aspettata per mezz'ora fuori dal padiglione di psichiatria per tenderle un agguato, presa alle spalle mentre saliva in bici, colpita a sangue, probabilmente con una spranga, lasciata esanime a terra. La fuga è durata meno di 24 ore. L'aggressore di Barbara Capovani, la psichiatra ridotta in fin di vita fuori dal reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, nel pomeriggio di venerdì, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Pisa. Gianluca Polseung, 35 anni. È stato individuato e raggiunto nella sua abitazione a Torre del Lago. All'arrivo dei poliziotti si è barricato in casa. È stato necessario sfondare la porta avvalendosi di un ariete e poi conseguenzialmente una volta entrati siamo stati aggrediti allo stesso attraverso anche l'utilizzo di uno spray a peperoncino. Peraltro diciamo azione da lui reiterata anche in passato nei confronti di altri soggetti. E anche l'elevata pericolosità di questo soggetto è stata dedotta dal fatto che aveva sotto il letto una balestra anche con dardi, che poi è stata comunque sottoposta a sequestro. Noi eravamo comunque dal punto di vista operativo preparati, eravamo anche dotati di un operatore taser che fortunatamente insomma non abbiamo diciamo utilizzato. L'arma non è stata trovata, ma gli investigatori non hanno alcun dubbio. Seung si era presentato già il giorno prima cercando proprio la Capovani, ma senza trovarla. Le testimonianze hanno confermato quanto raccolto dalle immagini della videosorveglianza. Si è appostato nei pressi del luogo del delitto, ha atteso la dottoressa per poi colpirla in maniera direi selvaggia e reiterata. Subito dopo lo stesso si è allontanato e ha avuto cura, prima di commettere il fatto, di indossare delle scarpette diverse rispetto a quelle con cui era giunto sul posto e successivamente di cambiarsi l'abbigliamento per tentare di sfuggire appunto alle telecamere. Abbiamo trovato un momento in cui il soggetto, nella fase di fuga, si era già disfatto di quelle che erano parte degli indumenti che occultavano il viso. Pertanto l'abbiamo visto a viso scoperto. Quindi quella è stata, diciamo, come dire, una evidenza più che significativa. Le condizioni di Barbara Capovani, via Regina di nascita, figlia di un medico seravezzino, ma pisana doc, responsabile della psichiatria del Santa Chiara, sono tuttora disperate e lotta fra la vita e la morte a Cisanello. Per il 35enne l'accusa è di tentato omicidio premeditato, è stato interrogato ma non ha confessato e si trova in stato di fermo al carcere di Don Bosco sotto sorveglianza diretta.